Carreras, il nostro soprano Katia Ricciarelli e il baritono Renato Brusoni. Saranno accompagnati eccezionalmente dall'Orchestra Filarmonica di Berlino, diretta dal maestro Riccardo Muti. Diretta dal maestro Riccardo Muti. Per problemi tecnici il maestro Muti questa sera non ci sta. Sì, questa sì. Scusi, ma non c'è il maestro Muti? Come non possiamo pagarlo, non ci sarà. So, ascolti, ma l'Orchestra Filarmonica chi la dirige? Ce l'ho anch'io, ma non c'è nemmeno l'orchestra. Come non c'è l'orchestra? No, voi applaudite, ma non è lo stesso, non c'è l'orchestra filarmonica. Ma mi scusi, ma il maestro Bruson, la Ricciarelli, Carreras, con chi canterà? Cioè, come facciamo a fare uno spettacolo senza direttore e senza orchestra? No, ma non canteranno nemmeno loro, perché nemmeno loro ci sono. No, scusi, ma allora avete annullato lo spettacolo, potevate dirmelo, no? Avete fatto, no, non c'è l'orchestra, non ci sono i cantanti, potevate dirmelo, perché sono venuto qui ad annunciare questo? È venuto ad annunciare questo spettacolo per rispetto a questo fantastico pubblico, vede? Il nostro direttore di palcoscenico che sta operando. Chiedo scusa, non venga qua, mi posso annunciare lontano, no? Ma rispetto al pubblico, ma come facciamo a fare un'opera? Non ci sono i cantanti, non c'è l'orchestra, non c'è il direttore, come facciamo? Ma avremmo bisogno di tutti, di un soprano, di un tenore, di un... No, ma... scusa. Vediamo un attimo! Pronto? Ciao, sì, è un po' che non ci sentiamo, come stai? Ma mica mi puoi dare una mano, sono a Piazza San Giustino, abbiamo bisogno per una cosetta, potresti arrivare? Grazie, sì. Il soprano c'è. No, scusi, il soprano non ha fatto le prove, non conosce l'opera. Ma a parte che anche se trovassi un soprano, non si fa un'opera con un soprano. Il tenore, dove lo troviamo un tenore? Come facciamo a trovare un tenore? Nicola! Senta che bella voce di tenore. Scusi, lei? Lei che chiama Nicola? Lei. Mi può raggiungere sul palco un attimo, per favore? Venga, vi faccio la cortesia. Ha sentito che bella voce di tenore? Ma stiamo scherzando, ma come che bella voce di tenore? Ci va un cantante. Non possiamo sul palco, grazie. Non ho capito, ma come... No, scusi. Oltretutto, ammesso che il signore possa essere capace di fare il tenore, che non lo so, cioè, sarebbe veramente un miracolo, ma il baritono, Colassi, il baritono, il mago, cioè... Mi fa una cortesia, si toglie la giacca, per favore? Perché devo togliere la giacca? Mi faccia la cortesia, si tolga la giacca! Ecco il mago Colas! Non scherziamo. Cioè, signori, l'opera è una cosa seria, non si tratta così, cioè non si può improvvisare niente. Poi uno con un vestito non è che diventa mago, diventa cantante. Sì, adesso io faccio così e questa... No, ascolti, comunque... A parte l'assurdità della serata, ma comunque non abbiamo l'orchestra non c'è, non abbiamo, cioè, non sappiamo assolutamente come fare, senza l'orchestra questa cosa non si fa. Sono d'accordo con lei, ma io ho qui il mio clavicembalo. Ma cosa ci facciamo con un clavicembalo? Senza orchestra non dobbiamo fare niente, cosa dobbiamo fare? Ma cosa parlo con il senza orchestra non si può fare. Andiamo, per favore.
si ricordi, l'opera è magia. Magari in piazza qualche musicista può provare a vedere per favore se c'è qua. Sì, per favore, se può. Grazie. Ha freddo lei con i pantaloncini? La scaletta un po' più larga. Signor tenore, lei ha freddo? Chi è che può venire a suonare? Che strumenti ci vogliono? Che ci vogliono? Oh, qualche strumentista a fiato per adesso. Dai. Ah, ok. Sta quel signore qui in prima fila, mi sa che è il direttore del conservatore. Suona qualche cosa saltera? Lei. Saltera? Non mi piace la camicia. Non ci sono strumentisti a fiato che ci vogliono dare una mano cortesemente? Veloce però, che il pubblico è impaziente. Ah, c'è qualcuno? Un giovanotto, è un po' giovane, che cosa c'ha poi? Ma vediamo. Bene, bene. Se vi accomodate sulla seconda fila di sedie, sono un po' di strumenti messi lì, magari piacere il vostro, che ne so. Ma quello che ti piace di più. Va bene. Sì, bellissimo quello, con quella cromatura davanti, molto interessante. Sì, seduti naturalmente, d'accordo. Ah, è professionale il signore con quella scatolina, bella, Ok, va bene, ok. Passiamo? C'è lo spartito davanti a voi, tranquilli, Signora? Tranquilla, col giovanotto a fianco, sì, va bene, ok, giù le mani. A, due, ehi! Non è malaccio, ma... Signora, possiamo trovare qualcun altro? Questi noi che sono molto capaci. Se si può fare... Per favore, glielo chiedo. Voi esercitatevi in Italia, un po' meno. La signora, forse? No, le scarpe non vanno bene. Vanno bene per suonare con le scarpe. Sono con le scarpe. C'è qualche altro musicista in piazza che ci può dare una mano? Ma non siate timidi, per favore, dateci una mano. È rosso. A me si sta facendo. Sto facendo la diretta, scusi per la settimana moderna, quindi grazie! Sono qui per questo. Signora con i capelli rossi? Signora con i capelli rossi, quale strumento sceglie lei? Quale che le piace? No. Voi siete più delicata, perché per questo qua. Ah, ce n'è un'altra qua! Veramente ci vorrebbe una magia qui stasera. Ci siamo? Proviamo un po'? Grazie! Ah, quello con il strumento grande. A, due, e... Ecco.
dopo. Bastiana! Bastiana! Bastia! Ti chiami in vano.
io penso sempre a te e non posso fare a meno di piangere. Ah, che dolore! Che tormento! Rivolgerti a nessuno meglio di me per questo, perbacco. Io conosco meravigliosi segreti per profetizzare a due begli occhi. Ma, signor Colas, io non ho soldi. Potrei... No, no. Ma è la cosa più importante che no, possa... No, 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 no. Ma tanto... Tutti mi dicono che il mio Bastiano mi ha abbandonato. Non darti pensiero per questo? Sarebbe possibile. Mi amerebbe ancora. Egli ti ama con tutta l'anima. E allora perché mi è infedele? Il tuo Bastiano è soltanto un po' farfallone. Non impensierirti per questo, mia cara. Ma se divenisse mio marito, perbacco. Non lo dividerei con nessuno. Sì,
tranquilla. L'oggetto del tuo amore non ti è infedele. Egli ama solamente la tua bellezza. Del castello sa bene come impegnarla. Ella ricambia le sue gentilezze con bellissimi doni. Com'è possibile non avere amanti se si pagano? Egli ritornerà, te l'assicuro, ma tu devi essere più furba, più allegra e più leggera. Devi, insomma, mettere meglio il microfono, imparare a trattarlo con leggerezza. Un amante non perde la sua fermezza se non con lo scherzo.
diva messa in guardia ogni or. Sì, mia diva messa in guardia ogni or. Eternamente sarai grata eternamente. Sì, mio signor, la notte il dì. Sì, mio signor, la notte il dì. La notte il dì. Oh, innocente, della fortuna, il cieco sguardo posso non portare. Schietta gioia e buon umor. Sì, signore, aspettevo. Schietta gioia. Signore, aspettevo. Schietta gioia e buon umore. 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 Non ci voglio andare! Ecco il nostro spasimante! No. Non ci voglio andare! Io non faccio niente! Non ce la faccio a fare questa cosa qui, ma mi sembrate una banda di matti! Tu fai lo stregone, queste butiche che deve fare, quella che strilla, dai, per favore! Non me la sento, non me la sento, me ne vado! Ti ringrazio, grazie, Colasso, quindi chi ha... Basta. Posso ti rinsavisca, ma tu ascolti troppo tardi il mio consiglio. La raccolta dell'uva è già passata. Cosa vuoi dire? Che ti hanno dato il ben servito. Tu hai voglia di scherzare? La mia Bastiana si sarebbe ripreso il suo piccolo cuore. No, no, è troppo tenera. Non lo darebbe a nessun altro. Se non lo dà, se lo lascia prendere.
Gentile, più educato, ricco e molto a modo. E come lo sai? Dalla mia arte. La donna immobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di te. Poveri ragazzi, mi fanno pena. Ora prenderò il mio libro magico e risolveremo questo problema. Rivedrai la tua pastorella. Ma potrò anche toccarla? Va, prendi la tua felicità e abbine cura. Molte grazie io devo a te, Messer Colas. Grazie ancora, Messer Colas. È mio dovere, grazie ancora. Grazie ancora, Messer Colas, è mio dovere, è mio dovere. Alle sacre tue parole ogni dubbio mi sta, entrambe con la fortuna che la vita ci può dar, la vita ci può dar. Nei tesori vagheggiati non c'è più per me piacer, non c'è più per me piacer, per me piacer. Più dell'or mi fagioni, più dell'or mi fagioni, ti bastiano il dolce amor, ti bastiano il dolce amor. Più dell'or mi fagioni, ti bastiano il dolce amor, più dell'or mi fagioni. Bastiano il dolce amore.
Eccola, fuggo, Oresto. L'ingrato mi ha veduta, come mi batte il cuore. Non so cosa fare. Gli vado incontro. Voglio parlare. Perché sei così incerto? Perché fai quel viso? Chi sei? Non ti conosco. Ma come? Non riconosci più il tuo bastiano? Tu dici di essere il mio bastiano, ma no, non lo sei più. È cambiato, ma il buon Colas ha già allontanato le insidie di una strega. Vane scuse, se tu eri stregato, io sono fatata. A nulla serve l'arte del buon Colas, per il mio male non c'è rimedio. Sposati e guarirai. Bel consiglio, e se poi il marito mi è infedele, altro che rimedio. Bene, se sei testarda, fa come credi. Certo. Voilà! Non temo un forte sdegno e corro su al castello. Io corro su, lo giuro a te. Io corro su, lo giuro a te. E scoprirò la novità, e scoprirò la novità, regala signora del mio cuore, regala signora del mio cuore. Lascia che anch'io mi possa trovare. L'anima bella è disposta ad amare, lascia che anch'io mi possa trovare,
l'anima bella è disposta ad amare, disposta ad amare, disposta ad amare. Stavo appunto per andarmene, per la maiella. Ah, e ti costa così poco il lasciarmi? A quanto pare sei ben contenta che io me ne vada. Mio signore, faccia quanto più le pare e piace. Dimmi, devo rimanere? No. Ma... dispetto sol ti dà la pena, ebben la gioia che tu hai ne viene dal mio cuore, coltello e pugnal. Sta ben. Sì, coltello e pugnal. Sta ben. Io vado ad impiccarmi e porno a posto ad annegarmi nel ruscello. E sarei tanto matto da buttarmi in acqua. Cosa
piace? Nulla. Riflettevo solo un momento perché sono un cattivo nuotatore. E poi, prima di andarmene dal mondo, vorrei parlarti ancora. Parlarmi? È inutile. Non ti ascolto più. Ringraziate la magia.
su, forci d'amar. Sappiate unire l'anime vostre di cor. Su, forci d'amar, che dal dolore vi tenga lontan. Che dal dolore vi tenga lontan. Della vostra cortesissima presenza e pazienza. Sono certo che quasi tutti avevano già intuito lo scherzo dal manifesto che era lì pubblicato prima che iniziasse l'opera. Ma in realtà abbiamo voluto, mettendo lì quei nomi, anche ricordare i momenti in cui Teatro Marrucino, la settimana mozartiana, aveva veramente questi ospiti. Ricorderemo Bruson in Falstaff, per esempio. Ricordiamo la signora Ricciarelli che ha cantato con noi al Parco della Musica, ricordiamo José Carreras col coro e l'orchestra del Teatro Marrucino in Vaticano. Bene, noi vogliamo con grande caparbietà fare in modo che quella memoria non si perda e vogliamo continuare a fare l'opera anche scherzandoci su, cioè mettendoci tanto del nostro ingegno con i mezzi che abbiamo a disposizione. Per cui grazie per la vostra presenza, grazie per aver capito quello che vogliamo passare. Bravo! Grazie davvero.
stiamo cercando di andare avanti perché siamo convinti alla stessa maniera che se anche per un solo anno interrompiamo la settimana mozartiana, questa non riprenderà più. Quindi andiamo avanti, anzi, vi invito, come ho fatto già le altre sere, a essere con noi domani mattina. Non è un'idea pazza quella di vederci all'alba, è un momento diverso per fare musica diversa. Sarà un concerto molto particolare, alle 6, per Chie di Chieti, nella zona della Villa Comunale che si chiama Le Mattonelle Rosse. Saremo lì, ci sarà un coro maschile, polifonico, uno dei pochi che c'è in Italia, non è un coro alpino, che canterà musica romantica, cioè quella che è molto interiore, che però ci porterà dalle tenebre, dalla notte, fino alle luci dell'alba. Dopodiché un trio, due clarinetti e fagotto, il trio Amadeus, eseguirà due divertimenti di Mozart che si chiamavano anche notturni. Poi il soprano Margherita D'Orazio eseguirà le due arie e le due romanze di Tosti dedicate al passaggio dalle tenebre all'alba. Ci saranno quattro poesie di Andrea Magno lette dall'attore Luciano Emiliani e avremo degli scatti fotografati al mattino, all'alba, senza nessun ritocco, e vi accorgerete, per chi ci sarà, che la natura è qualcosa di straordinaria, vista in determinati momenti con determinate luci. Per cui sicuramente vi auguro un buon proseguimento di serata, ma mi auguro alla stessa maniera di vedervi anche, non tutti naturalmente, Giulio Zabbeo sicuramente ci sarà domani mattina alle 6 alla Villa, no? Chi vorrà intervenire senza nessun obbligo, ma sarà grossa cortesia se porterà un abito, un indumento o anche un accessorio di color bianco. Vogliamo avvicinarci alla luce del mattino tutti vestiti di bianco. Grazie ancora per la serata, un po' di pazienza, liberiamo il palco e poi ci sarà il concerto di Lorenzo Ducci e Alessandro Quarta. Grazie. Bravi! Perdonate ancora una volta. Vabbè, non abbiamo avuto la ricciarella, eccetera, 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 però al di là della mia persona. Bastiana, Margherita D'Orazio. Brava. Tu la Porsche Carrera se l'hai parcheggiata fuori, vero? Bastiano, Marco Iezzi. Il mago Colas, il baritono Emilio Marcucci. Nostra coppia vera, quelli c'è che litigano così tutti i giorni, della compagnia teatrale Nino Saraceni di Fossa Cesia, grazie. Un ringraziamento ai miei amici che hanno, con i quali abbiamo condiviso questo lavoro e che sono l'ensemble della settimana mozartiana, grazie anche a voi. Bravi! Il nostro vero direttore di palcoscenico Gianluigi De Luca. E un ultimo ringraziamento sentito per chi ha curato il colore delle luci e soprattutto il colore dei suoni, Simone Giampiero di Leonardo, Città della Musica. Grazie ragazzi. Io che sono solamente un baritono volevo dire grazie al maestro D'Orazio perché ha permesso tutto questo e ha lavorato intensamente tutta la settimana, quindi grazie maestro e che tutto continui. Buona serata.